Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo, serie in cui proviamo i giochi gentilmente offerti dagli sviluppatori o che io desidero provare o che voi mi suggerite di provare. Oggi proviamo Horus Heresy Legion, ragazzi, e di che cosa si tratta? Prima di tutto voglio ringraziare moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco, ma si tratta, ragazzi, in buona sostanza, di un gioco di carte basato sull'universo di Warhammer 40.000, nella fattispecie del periodo dell'eresia di Horus, in cui il famoso signore della guerra, un tempo fedele all'imperatore, si è rivoltato contro l'imperatore, decidendo di servire gli dei del caos e portandosi dietro con sé praticamente metà dei capitoli di Space Marine al momento disponibili tra le forze imperiali. Quindi il gioco si apre così, con il tutorial, ed è per l'appunto è il 31esimo millennio. Il signore della guerra Horus ha lanciato una grande crociata per unire tutti i mondi sotto l'Imperium dell'uomo. Comanda 18 legioni di Astartes, i guerrieri più elite della galassia. Tu sei uno di questi guerrieri geneticamente migliorati per diventare armi infallibili al servizio dell'umanità. Ma cosa succederebbe se Astartes si rivoltasse contro Astartes? Ok, vediamo di che cosa si tratta. È ora di allenarsi, Logan. Entra nella gabbia di allenamento. Ok, questo è il mio attacco, questa è la mia salute. Ok, tocca a me e... Ok. Bene. Entrambe le unità subiscono i danni qui presenti, ok? Non sai fare di meglio, Logan? E quindi... Il primo a arrivare a zero salute perde la battaglia. Ma in questa maniera ci arriveremo... Aspetta. Infligge due danni? Ah, questa cos'è? Un'abilità? Ogni turno puoi attaccare o usare la sua abilità. Non male. Let's make this more interesting. Prendiamo le cose più interessanti. Ok, allora abbiamo... Ho visto di peggio. Allora, 4 su 4. Le tattiche sono effetti a uso unico. E questo... Questa è l'energia, si riempie e cresce di 1 all'inizio di ogni turno. Ok, molto chiaro, molto chiaro. 3 danni a una truppa nemica. Io direi questo, sì. Eletto di Abaddon. Le carte e le abilità costano energia e posso schierarne anche un'altra. Squadra Abacol. Le truppe non possono attaccare nel turno in cui sono giocate. Ok. Così guadagno un po' di tempo. Che cos'è questo? Ah, la prima linea protegge le altre unità dagli attacchi, quindi devo attaccare per forza questo. Ok. Immagino... Ok. E questo è distrutto. Nobile sacrificio. Perderai truppe in battaglia, la guerra è così. Ok, bene. Questa è squadra Chagrat. Depredatrice. L'abilità è che infligge 3 danni. Però anche per questo serve l'energia, giusto? Fuoco rapido infligge 2 danni. Ok, adesso sono sotto io. Ah, 2 ripari. La prima linea non protegge da abilità o tattiche. Ok, quindi... Ok, vai. 4. Squadra Chagat infligge 3 danni, questa è l'abilità. Ok, e a questo punto... Ok, 5 danni a una truppa veicolo o a 2 a un'altra unità. Andato. Ok, perfetto. Vinto. Adesso, benvenuto. Istvan III. Polizia, ti hanno schierato per guidare un assalto su Istvan III. Sconfiggi il nemico. Questa è la mia collezione di carte, che posso ovviamente modificare a seconda del mazzo, eccetera, però... Vabbè.
Questo è già un pochettino avanzato. Unisciti a una loggia e incontra giocatori nella chat globale. Ok, non importa, non importa. Queste sono le carte. Vabbè, la missione 5 per sbloccare il negozio, ok. Nessun problema. Battaglia. Andiamo subito, direi. Sì, vai. Captain Loken, have you landed on the objective? Yes, Warmaster. Isvan III has turned away from the Imperial troops. All rebels must be purged. It will be done. Scegli delle carte da sostituire nella prima mano. Io onestamente sostituirei questa, perché per il resto qualcosa ho. Ok, perfetto. A giro. La verità imperiale è una menzogna. Sì, 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 come no. Io attacco, attacco. E c'ho ancora due di energia, quindi... Ah, posso pescare due carte. E questo per infliggere due danni, ma non mi sembra una grandissima idea. Penso che pescherò due carte. Ok. Ok, vai, andiamo. Allora, cosa abbiamo qui? Implacabile, metti in gioco un'altra milizia di Ferron. Però mi sa che conviene questo. Decisamente. Attacchiamo questo, va. Che diavolo? Fanatico ferito? Ah. Ah, il riparo. È stata una buona mossa, effettivamente. Fendente 4, cosa vuol dire? Quando attacca infligge danni al bersaglio e alle unità adiacenti? Biga degli dei, che cos'è? Infligge 4 danni e pesca una carta. Raggiro, distrugge una truppa nemica. Poco rapido, infligge 2 danni. Ok, secondo me... va bene, dai, giochiamo questo. Che abilità? Adunato, ottieni più uno per ogni nemico in gioco. Ah, non l'avevo mica letto, che stupido. Ecco, il bunker me lo posso giocare io adesso, che diavolo. Vedi, avrei troppo potuto giocare. Perché, scusa, perché non ha messo un'altra? Che è finito lo spazio, tipo. Se infliggo 2 danni a questo, però, potrebbe essere una buona cosa. E potrei... decisamente fare questo e questo. Tre danni a una truppa nemica. È bastardo. Si sono sacrificati malissimo contro questa difesa, va bene. Ok, mi piace assai. Forse posso fare qualcosa di diverso? No, probabilmente no. Ah, all'inizio del turno fa così, ok. Non posso. Energia insufficiente. Vabbè, attacco diretto. Amen. Attenzione. Allora, questa è interessante perché potrei
ma tranquillamente fare così. Dopodiché utilizzare l'abilità di queste per attaccare questi. Onestamente è una gran bella cosa questa qua. E dopodiché, dato quelli moriranno malissimo dopo. Che cos'è? Fa qualcosa quando viene giocata dalla mano. Ok. Vabbè, magari... proprio a lui, ecco. Vabbè. Attacca, attacca. Oh oh, nemico casuale, eh? Vabbè, giusto quello, peccato. Peccato, poteva generare altre carte. Ah, non mi attacca, lui genera sempre altre truppe. Protegge l'unità da danni fino al prossimo turno alla sua morte. Io onestamente... Io questa la gioco. Io infliggo 3 danni così. Vai. Vai, vai, continua a colpire. Tanto questa deve attaccare qui e muore. Ma quanti diavolo... Figo. Allora, io attaccherei lui, perché con fendente uccide questa e lascia uno questo, e io direi che molto semplicemente bam. E dovrei aver vinto. Infatti, a posto. Il tuo nome? Ok. Grazie. Nuovo livello, livello raggiunto. Fai clic per riscattare la ricompensa. Cos'è? Fanatico virtuoso. Mette in gioco un fanatico ferito 1-1. Ah, quando muore. Ok. Fanatico ferito. Chimera Assad. Ok. Aggiungi un'unità di fanteria casuale dell'esercito imperiale alla tua mano. Buono. Squadra di Regner. Infligge 4 danni. Ok. Mi sembra buono. Tocca pulsanti. Se hai altre domande, vuoi contattare l'assistenza. Ah, che cacchio. Vabbè. No. E allora, che la galassia vada in fiamme. Tradimento, il signore della guerra Horus ha ordinato un bombardamento orbitale su Istvan 3. Ai ripari, sconfiggi il nemico. Io ne farei un'altra, ragazzi. Non mi dispiace. Lokan, we are betrayed. Warmaster Horus has turned against us. Impossible. The Emperor chose him to lead us. Not anymore. He will launch viral bombs on us. Cover underground now. Ma ti dirò, io forse sostituisco questa, va. Ah, arrivano le bombe ogni turno? Ok, aspetta. Fa qualcosa quando muore. E prima linea, proteggere le altre tue unità da attacchi? Vabbè, dai, in fondo non è male come cosa. Vai, vai, colpisci. Per la miseria. Questa è praticamente inutile giocarla questa qua, purtroppo. Pure nega la verità. Sono spacciati Lokan. Ok. Vabbè. Mi sembra che abbia senso questa cosa, tutto sommato.
Però aspetta, se attacco io sono morto il turno dopo. Vabbè. Sempre meglio di niente. Peccato. Who else knows about this? Captain Garrett, he's on his way to warn the Emperor. May he reach Terra soon. Allora, adesso sì, più uno per ogni nemico, però in tutta onestà allora, mi sono beccato un sacco di schiaffi. Forse non è stata una grande idea fare sto attacco. Ho fatto, mi sa, qualcosa di stupido forte. Vabbè, poco male. Ah, mi fa pescare. Giusto. Cavolo. Molto bene. Vai, vai. Va benissimo. Attacca con tutto ciò che ha. Esatto, dai, dai, dai che ci siamo. Sta andando piuttosto bene adesso. Oh oh. Vabbè, tanto morivo ugualmente perché alla fine del loro turno arriva questa, infatti. Quindi, alla fine, poco male. Ok, io mi sa che mi sto giocando questa, sì. Così e così. E il prossimo turno non dovrebbe morire. Un'altra volta. Mica degli dèi. 4 danni e pesca una carta. Mica male. Vai. Grazie. Allora, io userei l'attacco di questo che è fendente e fa danni pure a questo. E poi io farei... Ah, vabbè, a parte che... No, che stupido, potevo vincere. Non mi sono reso conto. Ah, no, a parte che ho vinto lo stesso, che stupido. Pensavo di aver già attaccato con questo. Ok, a posto. Now, everybody, get in. Livello raggiunto 3, abbiamo tuono di Horus, picchiatore, figli di Horus il veicolo, bunker, non attacca, prima linea, satelliti difensivi 1, 4 danni a ciascun nemico, sabotaggio, applica blocco a una truppa, ok, molto bene. Dopo uno spietato bombardamento, i divoratori di mondi traditori atterrano in cerca di sopravvissuti. Ok, va bene ragazzi, io mi fermerei qua per questa puntata perché vi ho mostrato sostanzialmente il funzionamento del gioco e da qui in avanti ovviamente ci sono nuove carte che vengono sbloccate e tante altre cose che possono essere fatte. A me i giochi di carte solitamente piacciono e mi piace molto anche l'universo di Warhammer 40.000. Questo qua sembra essere abbastanza solido come gioco e quindi niente ragazzi, mi sembra un gioco che può essere preso in considerazione. Se volete c'è il link in descrizione per accattarvelo, diciamo. Quindi direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie Proviamolo, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie Proviamolo e, come vi ho detto, anche il link per acquistare il gioco se volete. D'accordo ragazzi? A presto!